Carlo Verdone sarà ospite di Fabio Fazio questa sera, domenica 3 novembre. L'attore che tornerà su Paramount Plus con la terza stagione di Vita da Carlo a partire dal 16 novembre si racconterà nel salotto di Che tempo che fa, con aneddoti sulla serie, la carriera e la vita privata. In questo nuovo capitolo, Verdone affronterà la sua surreale conduzione del Festival di Sanremo e, durante la presentazione della fiction all'inizio del 2022, ha rivelato di non essere più single. «Sì, c'è una persona con cui sto bene. Non sono più da solo, ma non dico altro». Nella sua vita ora sembra esserci una nuova compagna, dopo anni dalla separazione dall'ex moglie Gianna. Non si sa ancora molto su questa nuova donna, poiché il regista è sempre stato molto riservato. Conosciamo i suoi grandi amori, quello per la madre Rossana Schiavina, per Gianna Scarpelli, con cui è stato legato per 16 anni, e per i loro due figli, Giulia e Paolo. Il primo grande amore di Carlo è sicuramente stato quello per sua madre, Rossana Schiavina. La donna, insegnante di lettere alle superiori, sposò il padre del regista Mario Verdone, professore di storia del cinema all'università. Dal loro amore nacquero Carlo e Silvia, sorella dell'attore e moglie di Christian De Sica. Rossana Schiavina morì nel 1984 a causa di una rara sindrome neurologica, lasciando completamente travolto dal dolore l'attore allora 35enne. Gianna Scarpelli è stata la prima e unica moglie di Carlo Verdone. Il loro grande amore durò 16 anni di matrimonio, con le nozze nel 1980 e i figli Giulia e Paolo nati nel 1986 e nel 1988. Dopo la separazione nel 1996, la coppia non ha mai divorziato. La primogenita Giulia segue le orme del padre nella recitazione e regia, mentre Paolo sembra dedicarsi alla carriera diplomatica. Dopo anni da single, Verdone sembra essere tornato ad amare con una nuova compagna misteriosa di nome Corinna. L'attore ha confermato durante la presentazione di Vita da Carlo di non essere più solo, ma non ha rivelato altro. La sua riservatezza è sempre stata...